Benvenuti a tutti, quest'oggi ospitiamo il professor Francesco Campione. Francesco Campione è appunto professore laureato in medicina e chirurgia e specialista in psicologia medica, insegnante all'Università di Bologna, che ha coordinato il servizio di aiuto psicologico nelle situazioni di crisi, ha fondato l'Istituto di Tanatologia e Medicina Psicologica e dirige la scuola di tanatologia, che ne è una diretta emanazione. Durante i mesi del lockdown il professore ha scritto un libro dal titolo La resilienza ai tempi del coronavirus, come superare il panico, l'isolamento e la crisi, diventando migliori di prima, e che oggi andiamo appunto a presentare. Io la saluto, buongiorno professore. Buongiorno. Partiamo subito con la prima domanda. Ecco, all'interno del volume emerge la necessità di una cura non solo per il fisico, ma anche e soprattutto per l'anima. Giusto? Certo. Di solito il termine anima, suscita qualche perplessità nella cultura attuale. In realtà l'anima che cos'è? L'anima è l'insieme di tutto ciò che anima e dà senso alla vita di ciascuno di noi, i nostri bisogni, le nostre emozioni, i nostri sentimenti, i nostri desideri, i nostri pensieri. Quindi non c'è niente di strano nell'anima, è semplicemente un concetto molto ampio che si riferisce a tutto ciò che anima, appunto, che dà anima, che dà vita e che dà senso al nostro organismo biologico. Quindi, se arriva un virus minacciando di farci ammalare e talvolta morire e abbiamo bisogno di cure, non riusciremo a curarci adeguatamente e nessuno riuscirà a prendersi cura di noi senza tener conto della nostra anima, cioè senza tener conto dei nostri bisogni, dei nostri desideri, dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri. L'abbiamo potuto constatare durante la prima ondata di pandemia e continuiamo a constatarlo anche nella seconda. In sostanza, se ci viene richiesto per curarci durante la pandemia un modo di pensare, di sentire, di comportarci che fa parte della nostra anima, cioè che corrisponde a quello che noi siamo, la nostra identità, saremo resilienti di fronte alla situazione e potremo curarci da soli. Se invece ci viene richiesto di cambiare i nostri modi di pensare, di sentire, di comportarci, cioè di cambiare la nostra anima, questa, l'anima, può andare più o meno profondamente in crisi e può sorgere il bisogno di essere aiutati psicologicamente, o da professionisti o di chi ha a cuore il nostro destino ed è più saggio di noi, per profondità di pensiero, per esperienza, aiutarci in cosa? A trovare nuove vie per essere resilienti di fronte al male. Ecco Ecco appunto. perché è necessario prendersi cura anche dell'anima e non solo del corpo, cosa che in questo momento, in questa fase, stiamo facendo poco, diciamo, ma ci torneremo. Va benissimo. Ecco, appunto, il libro inizia con la definizione di resilienza. Le chiedo cosa vuol dire essere resilienti in generale e in particolare di fronte al coronavirus? Ecco, essere resilienti significa, l'ho spiegato nella prima parte del mio libro, avere le risorse fisiche e psichiche per affrontare una situazione di crisi. E consiste fondamentalmente nell'avere tre cose: sufficiente resistenza per non essere distrutti, sufficiente elasticità per fare i cambiamenti esteriori e interiori necessari per superare la crisi, sufficiente pazienza per sopportare di non riuscirci per il tempo necessario a riuscirci. Se consideriamo in particolare le risorse necessarie per affrontare e superare le crisi determinate dalla pandemia da coronavirus, possiamo dire di essere di fronte a una situazione che, pur avendo le sue peculiarità, è qualitativamente simile a quella di ogni altra crisi, ma necessita, per essere resilienti, di una risorsa scarsa in una cultura come la nostra, basata sul tentativo di prevedere ogni futuro possibile. Qual è la parte che scarseggia? Scarseggia la particolare forma di pazienza che determina l'incertezza perché non si sa come andranno a finire. Questo è quello che ci vorrebbe per essere più resilienti, ma scarseggia. Che cos'è questa? A cosa mi riferisco quando parlo di pazienza che non c'è? Non è la pazienza come virtù, l'essere pazienti perché si è virtuosi. No, è un'altra forma di pazienza che determina una resilienza aggiuntiva. La resilienza aggiuntiva necessaria di fronte a un futuro ignoto come quello che ci prospetta la pandemia e che certi filosofi, ad esempio Silvano Petrosino, distinguono dal futuro tout court, chiamandolo avvenire, consiste nell'apprendere la pazienza come passività. La pazienza di chi si assume la responsabilità di ciò che gli tocca, qualunque cosa sia. Questo
Questa paziente ci manca. Si tratta di una forma di sopportazione che si acquisisce, sopportazione tra virgolette, tutte le volte che si continua a desiderare qualcosa che ci potrebbe avere, volere, un tempo infinito per raggiungerla, senza cioè che sia possibile scorgere alcuna via attiva che consenta di arrivarci con certezza, e non resta che desiderarlo e tendervi passivamente, senza potersi aspettare niente. Ecco, questo è quello che ci vorrebbe, la pazienza che ci vorrebbe di fronte a una crisi determinata da qualcosa che non si sa come andrà a finire. Ad esempio, ora che siamo entrati nella seconda ondata della pandemia, la pazienza di prima, che era un altro tipo di pazienza, alimentata dalla certezza che ce l'avremmo fatta o ce la stavamo facendo, si diceva infatti ce la faremo, non basta più, perché è evidente che non ce l'abbiamo fatta. I governanti ci dicono di pazientare ancora 8-12 mesi, ma la nostra pazienza è finita e la maggior parte di noi continua a ripetere che non è. Avremmo bisogno, cioè, di una pazienza infinita, proprio come quella passiva che deriva dal riuscire a desiderare che finisca bene, a prescindere dal sapere se ci si riuscirà. Perché molto solo chiaro. Questo è ora il bene di fronte al male dell'epidemia e delle sue nefaste conseguenze, le quali non si sa se e quando cesseranno o se non torneranno con un'altra pandemia dopo di questa. La pazienza non può finire, ecco ciò che bisognerebbe apprendere. Quando? Quando è attesa benefica e speranzosa di qualcosa che nel tempo è indefinito, quando è desiderio infinito di un bene che nessun insuccesso è in grado di spegnere. Una possibilità umana non molto sviluppata, a parte nei santi, nei buoni, nei giusti e nei saggi, ma di cui la nostra anima è capace solo se ha ricevuto ispirazione da un'anima più matura. Questo è quella, è la resilienza, che cos'è in generale? È resistere, essere elastici e avere pazienza, è quella di sempre, quella che finisce. Ma quando non si sa come andrà a finire, ci vuole un altro tipo di pazienza, che è questa di cui abbiamo parlato. Molto chiaro, professore. Un altro concetto fondamentale su cui lei fa il punto all'interno del suo libro è quello di paura. Ecco, lei ne distingue tre tipologie e ad ognuna di queste fa corrispondere un tipo di resilienza per affrontarla e superarla, giusto? Giustissimo. Giustissimo. I tre tipi di paura che ho indicato nel mio libro sono schematicamente i seguenti. La paura che non si trovi alcun rimedio per fermare la pandemia, paura che equivale per tanti alla paura di ammalarsi e morire, e per tanti altri alla paura della fine del mondo. La secondo tipo di paura è la paura di perdere il controllo di sé e degli scopi della propria vita, cadendo nel panico. Non è una paura del virus, è una paura di una conseguenza del virus, cioè di perdere il controllo. Un terzo tipo di paura è la paura di come andrà a finire, cioè la paura dell'ignoto. Queste sono le tre di paura di fronte ai quali. In ognuno di noi tende a prevalerne una a seconda di qual è la nostra anima, appunto la nostra identità. Di fronte alla paura che non ci sia rimedio alla pandemia e moriamo tutti o possa morire io stesso, quando è che divento più resiliente? Divento più resiliente incrementando le conoscenze che fanno sperare. Divento meno resiliente incrementando le conoscenze che scoraggiano. Da cui l'importanza anche etica della politica delle informazioni che si danno sull'andamento della pandemia. Se so che abbiamo fatto progressi, resisto di più, sono più elastico e ho più pazienza. Se invece ricevo informazioni negative relative, ad esempio all'insuccesso di una terapia o al ritardo nell'essere appunto del vaccino, la mia resistenza, la mia elasticità e la mia pazienza diminuiscono. La resilienza aumenta naturalmente anche attraverso la partecipazione diretta alla ricerca dei rimedi per vincere la pandemia. Per esempio, anche se ricevono informazioni negative, i medici, gli infermieri, gli scienziati, i governanti, i parenti che assistono i malati in casa, dato che partecipano direttamente, sono più resilienti anche se hanno informazioni negative rispetto al rimedio, perché sono dall'interno, stanno facendo qualcosa e questo le incoraggia. Questo di fronte al primo tipo di paura, la paura che non ci sia rimedio. Di fronte al secondo tipo di paura, cioè di fronte alla paura di non poter essere se stessi o di perdere il controllo delle proprie emozioni, della propria vita, ad esempio dovendo rinviare i progetti di vita importanti come sposarsi, fare università all'estero, fare un figlio, eccetera, si diventa più resilienti quando? Ci sono tre dimensioni della resilienza in questo caso. Se si continua a fare la propria vita anche durante la pandemia
e se si hanno piani alternativi, anche da sognare o immaginare, a quelli principali, qualora fosse impossibile realizzare questi ultimi. Secondo, quindi primo, se si continua a vivere lo stesso, no? Secondo, se si mettono in atto difese emotive efficaci per non essere travolti dalle emozioni negative come rabbia e colpa. Ad esempio, se uno si arrabbia, bisogna cercare di trasformare la rabbia in qualcosa di costruttivo. Se uno ha colpa, bisogna cercare di condividere quella colpa con altri con cui si collabora. In questo modo aumenta la resilienza di fronte a questo tipo di paure. Il terzo modo consiste nel fatto di cui si ha necessità quando non si riesce a praticare nessuna delle due alternative precedenti, consiste nell'imboccare vie di distrazione palliativa del disagio o vie di gratificazione per continuare a male la propria pelle. Quando uno dice basta, sai che mi vado a fare una benissimo. Di fronte al terzo tipo di paura, la paura dell'ignoto, la resilienza aumenta se invece di limitarsi a combattere un male che come quello della pandemia non si sa ancora come combattere, si continua a desiderare il bene, cioè non mi fisso sul male, ma seguo il mio desiderio del bene, cioè che tutto vada bene di fronte a un male ignoto, cercando di vivere la sua incertezza come possibilità del bene che si desidera. Si ospita il male, vuol dire, perché ci tocca, ci si rende responsabili del suo incerto esito e così si può desiderare che vada bene senza curarsi di sapere come andrà e quindi potendo nel frattempo fare altro bene invece che cercare solo di superare il male e quell'esito ignoto. E non è escluso però che si possa trasformare in un bene. Cioè è un errore che noi, di strategico che noi facciamo quando arriva un male, soprattutto se è un male minaccioso, pervasivo, è quello di concentrarci completamente su quel male e come se tutti gli altri beni non contassero più. E questo ovviamente diminuisce la nostra resilienza. Se invece noi, non sapendo come andrà a finire, nel frattempo guardiamo anche ai beni che abbiamo, la nostra resilienza aumenta. Ancora Prego. c'è un piccolo annotazione, Prego. è la formula che ho usato nel mio libro, ospitare il male per trasformarlo in bene. Questa è la resilienza tipica che per vincere la paura. Ad esempio, mentre si aspetta di sapere se e quando la pandemia sarà vinta, ci sono tutti quelli che stanno morendo di fame perché non possono più chiedere l'elemosina, perché hanno perso il lavoro, lo stanno cercando e certo non lo troveranno ora. Ci sono tutti coloro che vanno nel panico e si ammalano di depressione o sono stati traumatizzati da qualche evento della pandemia. Ci sono da aiutare tutti costoro e nel frattempo che si combatte per vincere la pandemia si può fare del bene a loro. Ciò dà senso all'attesa passiva del desiderio disinteressato che la pandemia possa essere vinta, incrementa la pazienza come passività e il male impossibile da superare non trionfa e noi ci incoraggiamo. Ecco appunto, lei sottolinea spesso l'importanza di fare del bene agli altri per fare del bene a se stessi. Ecco, Esatto, è un questo è concetto veramente molto, molto quello che, bello. come dire, la notazione che a questo punto è giustissima, ci sta. Che succede? Facciamoci una domanda. Che succede psicologicamente quando nella pandemia che ancora non si vince, come adesso, qualcuno invece di fissarsi a voler vincere subito il contagio o di distrarsi pensando a stare bene per sé in qualche festa o con qualche aperitivo, sopporta senza troppi egoismi ciò che gli tocca sopportare? E intanto fa un po' di bene possibile agli altri? Può succedere. Se si fa così, può succedere che il bene donato a qualcuno gliene ispiri un po' anche per noi e potremo realizzare forme di umanità e di socialità solidale ben più profonde di quelle superficiali e talvolta malevole e invidiose della cui perdita tanto ci rammarichiamo da quando il timore del contagio ci distanzia socialmente dagli altri. Vuol dire in sostanza che noi, per noi, in una fase di questo tipo, cosa possiamo fare per noi? Se facciamo il bene agli altri, che possiamo fare, ce ne può tornare del bene verso di noi e migliorano le relazioni. E invece di rammaricarci tanto del fatto che non possiamo toccarci, che non possiamo baciarci, che non possiamo stringerci la mano, eccetera, possiamo
far sì che nel mentre che non possiamo baciarci, toccarci, stringerci la mano, far sì che otteniamo qualcosa di meglio. Cioè otteniamo una relazione umana solidale. Certo. Quindi non è vero che non ci sono alternative, e cioè che l'unica cosa da fare è che superare subito la pandemia, che non è possibile. Si supererà, ma subito non è possibile. Nel frattempo c'è però un'altra alternativa. Ecco, appunto, lei prima ha parlato di, abbiamo parlato di diversi tipi di resilienza. Lei ha distinto delle categorie all'interno del suo libro. Un gruppo di persone che sono quelli che lottano in prima linea, quindi medici, infermieri, volontari, guidatori di ambulanza. Poi abbiamo quelli che sono invece in seconda linea, quindi persone che o sono affette dal virus o hanno rapporti con persone che hanno contratto la malattia. E infine, una terza linea, diciamo una retrovia, con tutte le persone che invece sono, prima erano chiuse in casa, adesso diciamo hanno ricominciato a vivere, tra virgolette, lavorano e anche gli ultimi, tra virgolette, quelli che stanno per strada, appunto mendicanti. Ecco, come possono tutte queste persone nel concreto incrementare la loro resilienza? Certo, vediamo, ho cercato di essere schematico, per essere chiaro. Allora, la resilienza di chi in prima linea migliora se si fa una cosa fondamentale, si studia, non limitandosi a guardare la televisione o leggere i giornali, ma si studia per saperne il più possibile e ottenere una maggiore efficacia nella lotta contro il virus. Questa è la cosa fondamentale per chi è in prima linea. D'accordo? Per chi è in prima linea, infatti, la cosa fondamentale è avere più armi. Chi in prima linea è vero che è in guerra, no? Gli altri no, ma chi è in prima linea è in guerra. D'accordo? Per chi è in guerra è necessario avere più armi, ma la prima arma, l'arma fondamentale è il sapere. Sapere che cosa sta succedendo, essere informato su ciò che è oggettivamente una conoscenza, non su ciò che è uno scontro politico, un'interpretazione ideologica, e quindi non solo la televisione e i giornali, anche, però non solo quello, gli articoli sulla stampa specializzata, studiare è la cosa più importante, studiare. Per chi invece, allora, la resilienza di chi migliora, se si studia, se si rafforzano tutti i mezzi di espressione di controllo delle emozioni per gestire lo stress inevitabile ed evitare l'ansia eccessiva e il panico. Quindi un secondo elemento più interiore, più psicologico, Sì. più, non sono più le armi, le mascherine, i macchinari, eccetera, ma è la maturità emotiva, il controllo delle emozioni. Terzo, se si cerca di dare un senso a ciò che sta accadendo, a prescindere sia da si sa che dalle emozioni individuali, allo scopo di guardare oltre i successi e gli insuccessi immediati verso un orizzonte che la lotta contro il virus apre per tutti. Quindi, in definitiva, ci sono tre forme di resilienza, tutte e tre in atto, ma ognuna di queste si riferisce a una particolare categoria. In altri termini, si regge più lo stress, si è più elastici, adattandosi meglio, e si ha più pazienza per gestire il tempo necessario a risolvere i problemi, se si è abbastanza informati per sapere che possiamo farcela, se si sta calmi abbastanza per affrontare bene le situazioni e se si desidera andare da qualche parte, come accade quando si dà senso alle proprie azioni. Scoperti su questi punti. Per ottenere il primo scopo, cioè maggiore efficacia nella lotta contro la pandemia e avere le risposte per gestire la guerra contro il virus, molto importanti sono i governanti, nelle misure in cui forniscono, ad esempio, ai sanitari i mezzi, posti letto, mascherine, attrezzature necessarie. I governanti devono a loro volta, per potenziare la loro resilienza, avere l'appoggio dei cittadini e la collaborazione degli oppositori, altrimenti la loro resilienza si indebolisce. È quello che succede, no? Sì. C'è la seconda ondata di pandemia, tutti ce l'hanno col Presidente del Consiglio, il Presidente del Consiglio si presenta in televisione e fa una figura barbina rispetto a tutto quello che ha fatto finora. La sua resilienza è diminuita moltissimo. Per ottenere il secondo scopo, cioè gestire le emozioni e avere le risorse personali che rafforzano la resilienza, molto importanti sono gli psicologi di supporto ai sanitari e ai governanti, perché come soldati in prima linea possano continuare a sentirsi se stessi
nella complessa situazione che stanno affrontando e non essere travolti da emozioni incontrollate, stress, aggressività, impotenza, panico, eccetera. Da questo punto di vista, per esempio, si fa pochissimo, si fa molto poco. Cioè, ognuno che sta in prima linea deve fare come può, fa come può con le risorse che ha. Noi, per esempio, a Bologna abbiamo aperto un servizio gratuito per i sanitari nella prima fase della pandemia, online, così, eccetera, e abbiamo ricevuto solo 30 richieste. Il servizio istituito dal Ministero della Sanità per gli aspetti psicologici è stato un flop totale. Cioè questo punto qui è uno dei punti critici. Per ottenere il terzo scopo, cioè per avere un orizzonte di senso, molto importanti sono le filosofie e le religioni, che possono suggerire significati da attribuire all'epidemia da coronavirus e indicare così una direzione necessaria per andare oltre gli insuccessi verso mete future. Ad esempio, potremmo pensare che la pandemia da coronavirus significa che siamo nelle mani della divinità e potremo pregare sentendoci più forti. Oppure, per chi ha fede, ovviamente, mica vale per tutti. Oppure che la pandemia impone all'umanità la necessità di risolvere un problema che non è ancora risolto e così lottando contro il virus potremo cercare di risolvere questo problema e potremo gestire meglio gli alti e bassi del controllo del virus. Cioè la mancanza di un senso, di una visione, di un compito più alto, certe volte abbassa la resilienza, soprattutto nei momenti in cui, come dire, c'è insuccesso. C'è successo, ci esaltiamo col successo. Come si può constatare, finora lo Stato ha fatto e sta facendo sforzi importanti per raggiungere lo scopo di una maggiore efficacia nella lotta contro il virus. Molto meno, quasi nulla ha fatto, nonostante le voci accorate degli psicologi, dei filosofi e dei religiosi, per raggiungere lo scopo di una migliore gestione dei mondi soggettivi personali o quello di un orizzonte all'impegno per essere efficaci e per rimanere se stessi nella lotta contro il virus. Quindi, questa è la fotografia un po' della situazione. Se vogliamo aumentare la resilienza, dobbiamo lavorare di più sugli altri due punti: incrementare la possibilità di controllo emotivo, appunto attraverso un supporto psicologico, e con una visione sui valori, sulle mete generali che ci stiamo proponendo per dare senso a quello che sta accadendo. Chi è nelle retrovie? Questo per chi è in prima linea. Chi è nelle retrovie e deve gestire la propria malattia, quella dei cari, oppure la propria esistenza in casa, in strada, al lavoro, migliora se riesce, primo, a non rifiutare i cambiamenti che la pandemia determina nel bene e nel male della vita per non farsi dominare dal male. Perché se uno rifiuta e dice no, non doveva accadere, è fottuto. Perché è già accaduto. Cioè si mette in una situazione di impossibilità. Ma non significa che bisogna accettare. Non accettare perché è troppo brutto per essere accettato. Non può essere accettato. Chi accetta è perché minimizza, perché non ha capito di che si tratta. Se ha capito di che si tratta, non può accettare. Allora che si può fare? Non rifiutare, non accettare, ma sopportare i cambiamenti per il tempo necessario ad attuare un conseguente cambiamento di vita. Dobbiamo fare dei cambiamenti nella nostra vita, non possiamo più essere quelli di prima e dobbiamo sopportare finché non ci riusciamo a fare questi cambiamenti. Terzo punto, non separare il bene dal male in modo da desiderare e poter così cercare cambiamenti benefici che non siano solo evitamenti o sconfitti. Per ottenere questi scopi, per ottenere il primo scopo, cioè per ottenere lo scopo di non rifiutare, non bisogna commettere l'errore tipico della nostra cultura di considerare il bene come una specie di non male. Nella nostra cultura c'è quest'idea. Il bene è evitare il male. No, il bene non è evitare il male. Il bene è incontrare il bene, non è evitare il male. Evitare il male è un bene di seconda categoria, no? Nel caso della pandemia, l'effetto di un tale errore, che un tale errore provoca, consiste nel lottare contro la pandemia, dimenticando, Bernard-Henri Lévy, nel suo libro Il virus che rende folli, dice proprio questo. Che si diventa folli vuol dire che tutti i problemi più gravi che l'umanità ha da affrontare, le altre malattie più letali di quelle determinate dal coronavirus, la povertà, la violenza, la guerra, il rischio della fine del mondo umano a causa dell'inquinamento, eccetera, si trascurano. È come se non esistessero più. Se non si riesce ad evitare questo errore, i cambiamenti determinati dalla pandemia, il suo male, si rifiutano e bisogna a tutti i costi evitarli, anche quando non si sa ancora come fare.
profondando così in un'emergenza permanente durante la quale tutto il bene che pure permane nel mondo e nella vita finisce per non avere effetti sull'esistenza reale o per averne solo di molto limitati. Se si evita questo errore, si può riuscire non ad accettare che è giusto non accettare il male, altrimenti non lo si combatte, ma a sopportare con le spalle rimaste larghe, grazie ai beni che il coronavirus non ci toglie, il male dei cambiamenti negativi per il tempo necessario, uscendo così dall'emergenza anche durante l'emergenza. Poiché se c'è emergenza sul piano infettivo a causa del coronavirus, ci sono tante altre dimensioni della vita che non sono affatto in pericolo e su cui possiamo contare per convivere col male. Avendo tenuto in tal modo insieme il bene e il male, si può trasformare col tempo il male che si sta sopportando, non solo perché lo si è superato in parte sconfiggendo la pandemia, ma anche perché lo si è limitato grazie a tutti gli altri beni che non si sono trascurati e si è continuato a valorizzare. Ecco il significato della formula ospitare il male per trasformarlo in bene. Nel libro ho fatto alcuni esempi, ne citerò solo uno per brevità. Dov'è il bene che può essere valorizzato come non male? Quando si scansa qualcuno che potrebbe essere fonte di contagio? Cioè, non è un bene scansarlo, è un male. Si fa per evitare il male, giusto? Certo. Ma in cosa sta il bene in questo caso? Sta nel non trascurare che nel difendersi contro il male di cui un altro può essere portatore, c'è il bene di dirgli che si sa di poter essere a propria volta fonte di male per lui. Come cambierebbero le cose se ogni volta che ci difendiamo allontanandoci da un altro per strada, riuscissimo contemporaneamente a dirgli che lo stiamo facendo anche per difendere anche lui, dato che potremmo a nostra volta essere contagiosi? Cioè, se tu quando devi evitare un male prospetti anche il bene di quella situazione, quella cosa lì diventa tutta un'altra cosa. Per esempio, nell'uso delle mascherine c'è tutta intera questa problematica umana. La mascherina serve per proteggermi o per proteggerti? No, la tua mascherina serve per proteggere me, la mia serve per proteggere te. Ma ce lo diciamo? Non ce lo diciamo. Ognuno protegge se stesso e chi se ne è visto. Un esempio molto chiaro, molto limpido, assolutamente. Ecco, sempre all'interno del suo volume, lei esprime due concetti, il concetto di società umana e il concetto di società cellulare. Ecco, cosa vuol dire? Allora, la società cellulare è semplicemente l'organismo biologico, il nostro organismo biologico è una società cellulare, cioè è una società fatta da cellule che sono i componenti, le cellule che compongono il pancreas poi viene vicino allo stomaco, secerne certe sostanze, cioè l'organismo è fatto di cellule, la società cellulare è l'organismo. In analogia, la società umana in tutte le culture è stata rappresentata come un organismo, le cui cellule sono le famiglie o i clan. Questo modo di pensare alla società ha avuto le sue prerogative positive. Basti pensare all'apologo di Menenio Agrippa e ai suoi derivati. L'apologo di Menenio Agrippa è quel console che quando la plebe romana si è rivoltata contro il Senato è intervenuto dicendo: noi siamo come un organismo. Se la plebe non collabora col Senato, la Repubblica Romana va a catafascio. Siamo una società, siamo come un organismo, no? Come le mani collaborano con la testa e la testa con le mani, così la plebe deve collaborare col Senato e il Senato con la plebe. E ha fatto fare la pace. Quindi ha avuto un'importanza. Purtroppo però la modernità, eleggendo la biologia a scienza cardine dello studio dell'uomo, ha finito per seguirne il metodo che la rende efficace. Qual è il metodo che rende efficace la biologia? La separazione dello studio del corpo organico dallo studio dell'anima e della spiritualità. Il medico. Ciò è avvenuto a causa del fatto che gli sviluppi della biologia si sono ottenuti tramite la sperimentazione su organismi animali inferiori e superiori. Cioè la maggior parte delle cose che si sanno sull'uomo non si sanno per la sperimentazione sull'uomo, ma si sanno per la sperimentazione sugli animali o sugli insetti o sul porco, per dire, o sui maiali. Si pensa di poterne trasferire tout court all'uomo i risultati, con la conseguenza che nello studio dell'uomo si è trascurata sempre più l'intima connessione dell'organismo con ciò che è presente solo nell'uomo, cioè la spiritualità, la tendenza a non limitarsi a vivere istintivamente, ma a cercare di dare un senso a ciò che si vive, vivendolo in modi diversi a seconda dei valori e dal senso che ne deriva. Si è finito così, per esempio,
per avere una medicina tutta quasi completamente biologica. Una volta la medicina si studiava la botanica, si studiava la filosofia, adesso è tutto quasi completamente biologico, che nello studio delle malattie e della morte si limita ad approfondire i meccanismi della nuda vita biologica, della nuda vita biologica, come se le intenzioni e i valori di chi la vive non vi fossero strettamente intrecciati e non potessero determinarla altrettanto potentemente dei meccanismi biochimici ed elettrici che presiedono al funzionamento biologico. Non è un caso, ad esempio, per andare sempre alla pandemia, che il comitato tecnico-scientifico a cui si fa riferimento durante la pandemia sia quasi totalmente dominato da scienziati che tendono a separare nettamente i dati biologici dal modo di vivere di ciascuno. Infatti di psicologia ne parla solo un giornalista. Con tutte le conseguenze che ciò comporta, soprattutto l'illusione, che poi si rivela al momento delle decisioni politiche, che le decisioni sui valori possano derivare dai dati scientifici. Cioè, come se si pensasse che avendo i dati scientifici, avendo i numeri, da questo si può dire come si devono comportare le persone. E poi si scopre che le persone si comportano come cazzo, come cavolo vuoi. Ecco, come mai gli umani, conoscendo i limiti della natura cellulare, continuano a edificare invece questo tipo di società? Come mai non riescono a fare quel passo in più, secondo lei? Ecco, secondo me la ragione profonda credo che sia perché, prendendo atto della diversità qualitativa delle società umane rispetto a quelle cellulari, si dovrebbero cambiare troppe cose del mondo attualmente com'è. Le persone, cioè, se si dicessero la società umana è una cosa, la biologia è un'altra, il mondo com'è, che è stato edificato sull'analogia tra la società umana e la società cellulare, crollerebbe del tutto. Bisognerebbe cambiare troppe cose. E le persone si spaventano e cercano di tornare alle strade solite, anche quando le situazioni come la pandemia che stiamo vivendo indicano che ciò non è possibile e per superare la crisi bisogna cambiare. Per esempio, non so, a questo proposito, Mario Draghi, nel suo discorso famosissimo che ha fatto al meeting di Comune Liberazione, ha detto chiaramente: l'economia non deve dare incertezza, perché se no abbandoniamo le vecchie strade, e abbandonare le vecchie strade non va bene. Come sarebbe abbandonare le vecchie strade? Non funzionano più, è tutto cambiato. No, cioè, persino, come dire, il personaggio più autorevole del momento indica il passato, indica la via di prima, ma la via di prima significa che noi siamo esseri biologici e l'anima è trascurata e quindi continuiamo così. No, non possiamo. È vero che a livello filosofico sorgono alcune dispute, quindi non è che il problema non sia affrontato. Per esempio, la disputa tra chi dice la vita va difesa a tutti i costi e vanno salvati tutti, no? E che dice invece: ma scusate, la vita non è tutto uguale, non è che un giovane è come un 5 anni, anche se lo salvi dopo muore lo stesso. Sì, è giusto che anche quello di 95 anni desideri vivere, ed è giusto che lo difendiamo, però se sappiamo che non è possibile, non è che gli dobbiamo promettere che lo salveremo anche lui, no? E per cui c'è la disputa tra chi dice la vita va difesa a tutti i costi e chi dice: no, mi devi dire quale vita va difesa, perché non tutte le vite vanno difese a tutti i costi, no? Allora c'è questa disputa. Oppure c'è la disputa tra chi dice: la società che dobbiamo costruire è una società che bisogna costruirla al modello della biologia, cioè una società immunitaria. Tutte le volte che c'è un nemico dobbiamo sviluppare gli anticorpi. Se arrivano i migranti dobbiamo mettere le navi nel Mediterraneo. Cioè una società immunitaria, oppure che dice una società comunitaria, cioè in cui ci sia, quando c'è interdipendenza, ci sia accordo per trovare vie comunitarie, cioè che vadano bene per tutti, no? Oppure se sia possibile continuare a pensare che tutto è possibile anche di fronte all'imprevedibile. Ora, tutte queste dispute indicano che qualcosa si muove, che c'è qualcosa che succede di importante. Ma restano dispute astratte, purtroppo, no? Perché? Perché di fronte al male della pandemia non si riesce ad assumersi la responsabilità di doverlo sopportare per il tempo necessario a limitarlo e a venirci a patti, cioè per il tempo necessario a fare quei cambiamenti che ci sono da fare.
perché si vorrebbe smettere di soffrire al più presto e non si riesce a soffrire quanto è necessario per far triunfare il bene. L'esempio della seconda ondata che stiamo vivendo è significativo al riguardo. Il disagio fondamentale consiste nel non saper aspettare perché si rifiuta la sofferenza che questa attesa comporta. Manca la resilienza come passività, di cui abbiamo parlato all'inizio, e tutti dicono che non ne possono più. In realtà, qual è l'unica alternativa che abbiamo a disposizione? Di resistere anche se non ne possiamo più. Certo. Perché altrimenti non ci arriviamo. Sì. Cioè, altrimenti andiamo nei matti prima. Ecco quindi la ragione fondamentale, secondo me, per cui si continua a modellare la società umana sulla società cellulare, perché bisognerebbe inventarsi società completamente diverse rispetto a quelle che finora, essendosi basate su quell'analogia, perché la maggior parte delle società si basano su quell'analogia. Anche nella cultura orientale, c'è cioè come per esempio la cultura indiana, è tutta basata sull'idea che c'è analogia fra le relazioni umane e la biologia. Cioè, quindi, se si è edificato nella storia la società in quel modo, pensando a quell'analogia, è ovvio che bisognerebbe cambiare tutto, pensando, ed è per questo che non si riesce. Ecco, arrivando un po' di più al concreto, noi come persone e alla luce di quello che è successo, di quello che purtroppo sta accadendo adesso, cosa potremmo fare? Come dovremmo comportarci? Ecco, allora qui io, come dire, andrei alla radice del problema, e cioè, secondo me, dovremmo parlare non solo tra filosofi della scala di valori che ispira la nostra vita. Cioè, questo che dovremmo fare in un momento di crisi, sempre, anche nelle crisi individuali, per superarle, quello che bisogna fare è chiedersi se per caso non ci siano delle impostazioni sbagliate. Quindi bisognerebbe, la prima cosa da fare non è tanto accettare consigli del comportamento, perché se io dico, c'è qualcuno che lo dice, bisogna stare calmi, sei d'accordo, ma come si fa? Stiamo calmi, facciamo questo. Gli scienziati spesso dicono, si fa così, d'accordo, ma poi la gente lo fa. Cioè per farlo bisogna condividere i valori che stanno alla base di un certo comportamento. Quindi la prima cosa da fare è che non dovrebbe restare astratta la disputa che c'è tra i filosofi, dovrebbe diventare un discorso tra tutti noi sulla scala dei valori, in modo da diventare consapevoli della loro importanza e poter fare ciò che bisognerebbe fare, rivedere la gerarchia dei valori che più o meno consapevolmente abbiamo deciso e riflettere sulle nuove vie da imboccare, prendendo atto che indietro non si può tornare se non al prezzo di migliorare, di peggiorare e non di migliorare la vita dopo la pandemia. Potrebbe essere un'occasione, ad esempio, per smettere di fare ai virus, dato che da sempre per sempre non possiamo impedire che i virus si formino all'interno delle nostre stesse cellule, che i virus sono piccoli pezzi di materiale genetico di un organulo della cellula che si chiama mitocondrio, che la cellula non, quando il mitocondrio muore, la cellula non riesce a scartarlo e quello è un virus. Quindi, in definitiva, come possiamo pensare che i virus non si formino? I virus si formeranno. E non possiamo impedire che i virus, per cercare di vivere, dato che sono materiale genetico, si può replicare, parassitino le cellule degli organismi da cui provengono o da altri organismi che aprono la loro porta per qualche ragione. Per esempio, il coronavirus è un virus delle cellule animali che ha fatto lo spillover, ha fatto il salto nella specie umana perché gli uomini hanno mangiato cruda la carne oppure hanno toccato il sangue della carne del pipistrello. Oppure perché hanno deforestato in modo tale che il rapporto fra il mondo animale e il mondo umano è diventato un rapporto diverso. Cioè, bisognerebbe, ne potremmo avere un'occasione per smettere di fare la guerra. Anche se all'inizio possiamo fare loro la guerra, con i virus dobbiamo convivere. Per vivere il virus ha bisogno delle nostre cellule e noi per vivere abbiamo bisogno che nutrendosi delle nostre energie vitali non ci uccida e ci ritorni utile, ad esempio contribuendo a determinarsi di mutazioni genetiche evolutive. Quel pezzo di DNA
e di solito trascina un altro pezzetto di materiale genetico, e quando c'è una mutazione, quello che noi chiamiamo virus diventa una specie di mezzo di trasporto. Potrebbe essere un'occasione anche nell'analogia fra le società e l'organismo, Sì. potrebbe essere un'occasione per smettere di fare la guerra anche ai virus sociali che le nostre società da sempre producono, essendo costruite e organizzate in analogia con le società biologiche. Sto parlando, per esempio, dei migranti, che quando ad esempio sbarcano in Sicilia, se non ci sono risorse per ospitarli, diventano una specie di parassiti, tra virgolette, che cercano di sopravvivere o di moltiplicarsi, ignorando le esigenze dei siciliani e mettendo così a rischio la loro sicurezza e il loro benessere. Potremmo prendere atto una volta per tutte che i parassiti, tra virgolette, virus o migranti che siano, talvolta si possono eliminare, ma è un'illusione destinata a non durare. Altri virus e altri migranti arriveranno a causa dell'imperfezione della biologia e delle società umane, e il rischio del parassitismo, cioè di parassitare, di essere parassitati, si riprodurrà sia per le cellule dell'organismo che per le relazioni sociali. Su questa base potremmo finalmente affrontare alla radice i mali che ne derivano, malattie, morti, povertà e conflitti, cioè facendo sì che stavolta finalmente non ci si illuda di poter eliminare il male, e che l'ospitalità del male, del virus da parte delle cellule e dei migranti poveri da parte delle società umane, stavolta non fallisca, come è continuamente fallito nel corso della storia umana, rendendo possibile di convivere con esso per avere il tempo di trasformarlo in bene. La medicina, attenuando la letalità dei virus e trasformandoli in vaccini, le società ricche, condividendo le loro risorse con i migranti poveri e trasformandoli in una risorsa. Naturalmente, essendo noi imperfetti, ci riusciremo solo in parte. Altri fallimenti della convivenza col mare appariranno. Ma per fortuna abbiamo una risorsa illimitata che ancora non utilizziamo come dovremmo. Qui vorrei sottolineare questo punto perché è un punto fondamentale. Noi abbiamo una risorsa che non la abbiamo una risorsa che non utilizziamo proprio perché ci siamo allontanati dall'anima, dalla spiritualità, proprio perché abbiamo pensato di essere completamente, di poter spiegare tutta l'umanità solo dal punto di vista fisico, dal punto di vista dell'organismo corporeo. Qual è la risorsa illimitata che ancora non utilizziamo come dovremmo? È la consapevolezza di essere nel nostro mondo, e speriamo non da soli nel cosmo, ma potrebbe essere, come umani, gli unici consapevoli di tutto questo e animati dal desiderio di perfezione infinito, sulla base del quale può sorgere in noi un senso di responsabilità di fronte al male che ci tocca in esclusiva, perché solo noi possiamo vederlo e affrontarlo, e nell'assolvere la quale non possiamo essere sostituiti né dagli altri viventi non umani, né dagli astri, né dagli dèi. Cioè, il punto fondamentale, quello che non utilizziamo, è questa risorsa. Cioè, noi siamo gli unici nel mondo finora. Quando scopriremo un'altra civiltà in qualche altra galassia lontana, non saremo gli unici. Speriamo che un giorno si verificherà. Ma finora siamo gli unici che ci possiamo rendere conto di certe cose perché abbiamo la consapevolezza, no? Che possiamo sviluppare, possiamo chiederci che senso ha tutto questo, e possiamo, e, non, e a chi tocca porre rimedio? A chi tocca far sì che i virus che per forza ci invaderanno da sempre, si formeranno e ci invaderanno, non diventino letali? Tocca a noi. E a chi tocca se le società umane non funzionano e producono violenza, aggressività, schifezze, odio, eccetera. A chi tocca mettere fine a queste cose? Tocca a noi, non tocca mica ad Certo. altri, no? Ma questo, cioè, che cosa, qual è la risorsa? La risorsa è che rendendosi conto, sorge in noi un desiderio che certamente gli animali inferiori e superiori non hanno, cioè il desiderio di perfezione, il desiderio di migliorare il mondo, di metterci una pezza, di non continuare a guardare le cose come un destino cinico e baro che nessuno può cambiare, no? Potremmo intuire che è proprio da questo compito che gli umani hanno in esclusiva che sorgono i valori, cioè quei valori spirituali, quell'anima, che rendono la vita umana una vita spirituale che va oltre la nuda vita biologica, cioè in cui c'è l'amore, la solidarietà, la carità, la libertà, la bellezza, l'uguaglianza, la fraternità, con la conseguente responsabilità umana verso tutti e verso tutto. Cioè, se solo noi abbiamo questa possibilità,
Siamo responsabili verso tutto e verso tutti, per esempio ecologicamente, verso il siamo responsabili verso il cosmo e la natura, no? Certo. Possiamo, verso tutti siamo responsabili, verso quelli che ci passano davanti e ci dicono ti posso dire una parolina? E noi, vabbè, magari qualche volta gli diamo 20 centesimi, ma quello magari 2 giorni dopo o appena c'è la pandemia, quello non vuol dire quell'elemosina, è già morto. No. La responsabilità verso tutto e tutti sorge rendendo l'umano qualcosa di completamente diverso. E vivendo, ispirandoci a questi valori, potremmo donare alla vita umana un senso che non basta essere viventi non umani per perseguirlo, cioè ospitare il male per trasformarlo in bene. Assolutamente. Ecco, noi abbiamo appunto la nostra parte di responsabilità. Le istituzioni invece le chiedo cosa potrebbero fare concretamente? Ecco, secondo me anche qui la cosa fondamentale l'aiuto che le istituzioni possono dare per andare al di là di quello, perché abbiamo bisogno di istituzioni? Che bisogno ci sarebbe? Io e lei ci mettiamo, tu e io e tu, a te ci mettiamo d'accordo, ci mettiamo d'accordo con tutti gli altri nella nostra strada, facciamo per conto nostro, no? Perché abbiamo bisogno delle istituzioni. Le istituzioni in concreto, secondo me, possono fare, solo le istituzioni possono farlo. Aiutare tutti a mettere in discussione la scala dei valori. Noi da soli la scala dei valori non mettiamo in discussione. Perché appena io dico per me è più importante questo e tu dici per me è più importante un'altra cosa, Certo. non c'è speranza che ci possiamo mettere d'accordo. Smettiamo di discutere e ognuno fa per conto suo. Se c'è un'istituzione a cui tutti partecipiamo, dobbiamo parlarne, dobbiamo metterci d'accordo. Dobbiamo affrontare il problema. Quindi le istituzioni in concreto, secondo me, possono fare quello che possono fare è aiutare tutti a mettere in discussione la scala dei valori dominante in vista del prevalere in ciascuno della responsabilità verso tutto e tutti. Due esempi, semplicemente due esempi che secondo me sono estremamente significativi. Qui scendo proprio nel concreto. Per divertirsi, giovani e vecchi che si sia, bisogna essere spensierati, cioè fondamentalmente alleggeriti delle responsabilità che toccano in esclusiva. Cioè che non si possono scaricare su nessuno. Se tu hai una responsabilità che c'è cioè, tuo figlio malato, c'hai cioè, tua mamma che riesce a divertirti, no, devi essere spensierato. Certo. Se come può accadere durante una pandemia, divertirsi insieme agli altri comporta scaricarsi della responsabilità che il proprio comportamento possa favorire il contagio, lo Stato ha due possibilità. Cioè lo Stato vede i ragazzi che se ne sfregano per divertirsi. O anche i vecchi, mica i ragazzi, anche dalle feste in casa, non so, i ragazzi, chiunque, giovani e vecchi, no? Quando ci si diverte, uno va a culo. Chiaro? Cioè, divertirsi vuol dire quello, vuol dire scaricarsi la responsabilità. Lo Stato vede che uno scaricandosi la responsabilità legittimamente, no? Sta mettendo in pericolo gli altri, cioè far aumentare il contagio. Quale possibilità? Due possibilità. O sfavorire o reprimere le occasioni di divertimento collettivo, chiudere piazze, così, no? Manda il carabiniere o l'esercito, così. Oppure c'è un'altra possibilità, che però non si prende in considerazione, educare a rivedere la gerarchia dei valori dominanti oggi, secondo la quale il massimo bene è il piacere, cioè il benessere che deriva dal divertimento goduto. Tutti quanti pensano questo, che il massimo bene è divertirsi senza avere nessuna responsabilità. Sono d'accordo tutti, ma se tutti sono d'accordo su questo, come si può fare, come si può chiedere alle persone di smettere di divertirsi per evitare che il contagio cresca? Non si può, perché bisogna cambiare i valori. Che vuol dire? Bisogna scoprire che c'è qualcosa di meglio del piacere, che non è il vero che è il bene fondamentale del piacere, ma c'è qualcosa di meglio. E le istituzioni dovrebbero educare a scoprire quella cosa migliore del piacere. Non potremmo far scoprire ai giovani e ai vecchi che la pensano così, che il massimo bene, meglio del piacere, consiste nell'essere insostituibili e quando nessuno ci può sostituire nel portare la responsabilità che ci tocca, riuscire a portarla?
E chi può sostituire chi si diverte nelle feste senza pensare a niente, nell'assumersi la responsabilità di divertirsi un po' meno, guadagnando un bene superiore, consistente nell'evitare che la pandemia si diffonda di più e qualche vita in più si salvi? Io questo l'ho constatato con mia figlia che fa la terza liceo. Mia figlia un giorno è venuta a casa e ha detto: io non mica voglio essere quella che avevano detto che è una scuola, tornando a scuola, poi si ritorna a casa, c'è cioè il papà di 70 anni, così eccetera, dice oddio, ti metti in pericolo, dice ma io non voglio, assolutamente non voglio mica fare, cioè, che faccio, non ci vado più a scuola, che faccio, non vivo più. Cioè, i giovani, per esempio, tutti si rendono conto, ma però c'è bisogno di un'educazione, si possono rendere conto che in certi momenti c'è qualcosa di meglio del piacere. Certo. Non è vero che quello è il bene massimo. C'è di meglio l'essere responsabili per chi, per le persone a cui si potrebbe fare del male, assumersi quella responsabilità ed essere indispensabili perché quella persona non sia male. Questo è il primo esempio. Il secondo esempio deriva dalla massima istituzione dello Stato, cioè il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, in occasione della recente celebrazione della giornata delle malattie mentali, ha fatto un'esortazione. È stata qualche giorno fa, ha esortato tutti a non lasciare solo nessuno, sottinteso, neanche i matti, no? Durante la pandemia, cioè i matti si lasciano soli anche prima, figurati durante la pandemia, no? Allora, la Presidente della Repubblica non lasciamo soli nessuno, neanche i matti, e nel giorno che si celebra la malattia mentale, è chiaro che lo dice. Per poter dare seguito a ciò che ha detto Mattarella, bisogna di nuovo cambiare la gerarchia dei valori dominanti. Chi pensa che i malati di mente siano uguali ai sani di mente? Che fine fa di fronte a qualcuno che impazzisce e disturba tutti, facendo loro del male con i suoi comportamenti distruttivi, il valore dell'uguaglianza? Vai in fondo alla scala e i matti, infatti, sono coloro a cui si pensa di meno nella società. Tanto più succederà quando anche i sani, ad esempio durante la pandemia, rischiano la loro salute mentale se non riescono a superare le crisi psicologiche che ne derivano. I matti nella nostra società sono anche loro una specie di parassiti, come i virus e come i migranti, che si cerca di evitare a tutti i costi, in tutte le forme, isolandoli, segregandoli, imbottendoli di farmaci che trasformano in zombie, a meno che non si decidano a guarire e a ridiventare sani di mente. In realtà, anche i malati di mente, anche se sono inguaribili, restano umani, cioè portatori di valori spirituali, anche solo quando l'unico valore che li accomuna tutti, li rende uguali a tutti, sia il desiderio di stare meglio superando la sofferenza da cui sono oppressi. Senza cambiare la scala dei valori, quindi, l'esortazione del capo dello Stato è destinata a restare lettera morta perché è troppo difficile e dispendioso, quasi impossibile, come avere tutte le sale di rianimazione che ci vorrebbero se la pandemia fosse fuori controllo, non lasciare soli i matti dopo che lo sono diventati. Bisognerebbe, altro compito istituzionale, pensarci prima, assistendo per tempo tutti quelli che durante la pandemia vanno nei matti, in modo da ridurre il più possibile quelli tra questi che non torneranno più nel mondo dei sani di mente. Qualche dato: una ricerca ha calcolato che durante la pandemia il 60% delle persone hanno un'ansia superiore al normale, il 40% rischiano forme depressive, il 20% sono traumatizzati e potrebbero sviluppare un disturbo post-traumatico. Per non parlare delle crisi esistenziali dovute all'impossibilità di molti di essere se stessi e di realizzare i loro progetti a causa dei cambiamenti provocati dalla pandemia, per i quali si fa pochissimo e solo privatamente per chi si può permettere di pagarsi uno psicologo. Anche qui sarebbe necessario rivedere la scala dei valori, secondo la quale le malattie vere sono sostanzialmente quelle fisiche e per la sofferenza esistenziale lo stato di abbandono è quasi generalizzato. Avendo ormai perso ascolto al di fuori della vita personale o delle dimensioni underground della nostra cultura scientista e scientifica e scientista nelle sue forme ufficiali e politicamente corrette. Se hai bisogno di un medico, ti capiscono. Se soffri nell'animo o il tuo spirito, i tuoi valori sono intenzione, sono cavoli tuoi. Assolutamente lampante. Ecco, professore, adesso le faccio una domanda un pochino particolare, nel senso che i territori del Bergamasco e del Bresciano durante la pandemia sono stati colpiti in particolar modo. Nella nostra mente saranno sempre evidenti le immagini con i camion che portano via le bare dall'ospedale, dal cimitero di Bergamo. Ecco, io le chiedo.
Secondo lei dovrebbe rientrare nel processo di guarigione un'attenzione maggiore verso l'elaborazione del lutto? Certamente, certamente, questo è un punto cruciale, importantissimo. Lei sta parlando con chi da più di 40 anni ha fondato un'associazione che si chiama Associazione Rivivere e nel suo ambito sta portando avanti a Bologna e anche in altre parti dell'Emilia il progetto Rivivere di assistenza gratuita alle persone e alle famiglie in lutto. Quindi figurati se per me non è importante questo. Sul lutto bisogna dire però che la situazione di chi è in lutto è spesso una situazione di abbandono. Anche prima della pandemia, in una cultura che per la prima volta nella storia umana ha cancellato dalle sue istituzioni le pratiche antiche del lutto collettivo, riducendo la problematica dell'elaborazione del lutto a qualcosa di meramente individuale. Durante la pandemia, questa disattenzione collettiva per il lutto tende ad accentuarsi, determinando situazioni di sofferenza e di abbandono scandalose, come abbiamo visto, allorché si aggiunge al fatto che il lutto è ormai relegato, al fatto che il lutto è ormai relegato alla dimensione individuale, anche un fattore oggettivo. Cioè durante la pandemia, se, da sempre, anche prima, chi ha un lutto sono cavoli suoi, no? Non c'è un intervento collettivo, non è riconosciuto. D'accordo? In più, durante la pandemia cosa succede? Gli individui non possono attuare le difese spontanee di fronte alla perdita dei cari, che sono fondamentalmente due. Quelle spontanee non sono quelle che vengono a tutti, accompagnarli per condividere l'ultimo tratto di vita riconciliandosi con loro e fare un funerale adeguato per un adeguato viatico verso la morte. Proprio quelle due cose che non hai potuto fare, cioè quando non vieni assistito, quando il lutto è solo tuo, tu che cos'altro puoi fare se non accompagnare il tuo caro e cercare di fare in modo che ti lasci nel modo migliore, cioè nel modo più riconciliato possibile, che non sia incazzato con te, che tu hai fatto tutto quello che c'era da fare, eccetera. E in più poi che gli fai un funerale per dire al riposo in pace, ti saluti, salutarlo bene e così via. L'unica due cose che puoi fare, naturalmente questo non esaurisce l'elaborazione del lutto, sono soltanto due manovre pratiche spontanee che ciascuno mette in atto per difendersi nella situazione e contribuiscono, quando ci sono, a elaborare il lutto. Quando non ci sono, come la pandemia, contribuiscono ad aggravarlo, ovviamente. Ma però non basterà perché elaborino adeguatamente il lutto per la perdita di una persona cara, che nel futuro sia consentito ai cari di assistere i malati di Covid nelle ultime fasi della malattia. Ad esempio, bardando un parente come un operatore sanitario per poterlo far entrare in un ricovero o in rianimazione senza rischi eccessivi di contagio. Per esempio, quello si potrebbe fare, no? Però non basta. Attenzione, perché il tuo caro ti muore lo stesso. Certo. Quello, il fatto che non ci sia, aggrava, ovviamente, no? Ne basterà fare in modo che i cari possano organizzare adeguate esequie e servizi funebri, inumazione, cremazione, ritualità funebri. Sarà opportuno farlo, favorendo l'elaborazione del lutto, ma resta la dimensione strettamente personale del lutto, che attiene fondamentalmente al modo di slegarsi da qualcuno a cui si era legati affettivamente o al modo di continuare il legame. Elaborare il lutto, infatti, al di là dei modi dell'assistenza e dei rituali funerari, è un complesso processo di crisi che si svolge nel tempo e che in cosa può consistere? Fondamentalmente ci sono tre modi di elaborare il lutto. Slegarsi per non soffrire o morire a propria volta, perché è venuta a mancare la soddisfazione dei bisogni vitali oggettivi, soprattutto la sicurezza che essere legati al caro consentiva, e si ha bisogno di sostituire il legame perduto con altri legami equivalenti. Questo è un modo di elaborare il lutto. Oppure, elaborare il lutto consiste nello slegarsi dalla persona fisica di chi non c'è più e nel restare legati alla rappresentazione interiore dell'altro, per non soffrire o morire a propria volta, perché è venuto a mancare la soddisfazione di bisogni vitali soggettivi, soprattutto sentirsi riconosciuti, che essere legati al caro consentiva. Quindi, per esempio, in questo caso quello che si fa è far vivere il caro dentro di sé, nel proprio cuore, o pensare che ci rincontreremo di là, se uno ha una fede, e così via. La terza modalità di elaborazione del lutto è sostituirsi a chi non c'è più, mantenendo con lui o lei un legame che ancora quando era vivo non si era stabilito solo per soddisfare i bisogni di sicurezza e di riconoscimento propri, ma per soddisfare i bisogni di sicurezza e di riconoscimento dell'altro. Cioè, per cui quando l'altro muore,
Il problema non è che a me mi manca, io soffro perché mi manca. Il problema è che io soffro perché la vita manca a lui. E allora l'unica cosa che posso fare è continuare a farlo vivere attraverso la mia vita, cioè Certo. sostituendomi. Quindi sono nello slegarsi dalla presenza fisica, nello slegarsi per non soffrire o morire a propria volta, perché è venuta a mancare la soddisfazione di bisogni che essere legate, si ha bisogno di sostituire il legame con un altro legame equivalente, non slegarsi. Quindi l'aiuto, se anche tu hai accompagnato, hai fatto il funerale, se hai bisogno di sostituire, di staccarti dal legame con chi non c'è più e di sostituire, devi essere ancora aiutato, non basta. Certo. Come può chi ha bisogno di sostituire chi non c'è più per ripristinare l'adattamento perduto nell'ambiente farlo senza l'autorizzazione legittimante di chi gli sta intorno? Se ad esempio, è un caso che abbiamo seguito, una moglie giovane che ha perso suo marito di Covid, ne avesse derivato un'insicurezza talmente grande che solo un altro affetto può compensare, potrebbe nel nostro contesto culturale risposarsi o accoppiarsi nuovamente senza ricevere una pesante sanzione morale prima che sia trascorso almeno un anno dalla morte? Quindi tu puoi fare tutto l'accompagnamento, il funerale che vuoi, ma se poi ti metti con un altro in poco tempo, non ce la puoi, cioè hai bisogno di, cioè c'è qualcosa di collettivo comunque, c'è Certo. qualcosa che riguarda gli altri comunque. Oppure, un altro caso, un figlio che ha perso la madre di Covid in una casa di riposo e si rappresenta la madre come viva nell'aldilà o come presente nel suo cuore e gli chiedono di partecipare a un gruppo di figli che vogliono denunciare la struttura perché la struttura le ha abbandonati. Lui potrà pensare, ma questo fa tornare il mio caro in vita? Non solo, ma se io voglio tenermelo nel mio cuore e faccio una causa, questo mi turba. E non ci starà, cioè, avrà un problema, no? E infine, un altro caso, chi si proponesse di onorare il padre morto di Covid senza poterlo salutare, senza potergli fare un adeguato funerale, ricordando a se stesso e agli altri che né sostituirlo né farlo vivere dentro di sé o in qualche al di là lo riporterebbe in vita, potrebbe sostenere che la vera tragedia è quella del padre che è morto e non la sofferenza di chi soffre e deve sostituirlo o farlo vivere simbolicamente. Cioè uno potrebbe dire, guarda che non è tanto importante quello perché la cosa più importante è che mio padre comunque è morto, no? Se l'avessi accompagnato non sarebbe morto? Se l'avessi, certo, sarebbe stato un sollievo per me, ma dal suo punto di vista, nella nostra cultura sarebbe molto difficile trarne le conseguenze logiche, e cioè che bisogna trovare un altro modo per elaborare il lutto per la morte del caro e non per quello per la perdita del caro. Cioè il lutto ha due scopi, può avere due scopi. Il lutto per la perdita del caro, cioè un lutto che si fa per chi resta, e un lutto per la morte del caro, cioè un lutto che si fa per chi non c'è più. La Certo. problematica del lutto in sostanza ci riporta alla necessità di fronte alla pandemia di confermare o rivedere la scala dei valori e fa apparire quella che ho chiamato resilienza spirituale. Consistente nel fatto che oltre a tutto ciò che abbiamo detto, e forse a monte di tutto questo, si diventa più resilienti di fronte a una crisi profonda come quella della pandemia, cambiando i valori dominanti sulla base di un senso specifico che si dà al male. Quale possa essere questo senso? Io nel mio libro faccio una proposta, ma qui la lascio perché chi vuole sapere qual è la proposta, ma è una proposta ovviamente mia, quindi non potevo parlarne come di qualcosa in generale, come Certo, mi ha richiesto adesso. Grazie. assolutamente, assolutamente. Professore, io la ringrazio per essere stato nostro ospite e per averci appunto fatto questo excursus nel mondo della resilienza del coronavirus. E, a presto e grazie ancora. Grazie.
Benvenuti, questa sera abbiamo come ospite Anna Kauber, che è la regista del documentario In questo mondo, documentario pluripremiato, che è stato premiato anche come miglior documentario italiano alla 36esima edizione del Torino Film Festival. È un progetto che ha tenuto impegnata Anna per ben 2 anni, le ha fatto percorrere ben 17.000 km, intervistare un centinaio di donne pastore in giro per tutta l'Italia. Ecco, appunto, Anna è qui con noi per parlarci appunto di questo suo lavoro. Ecco, benvenuta Anna. Parto subito con la prima domanda e ti chiedo appunto come è nato questo progetto, da dove è venuta l'idea che sta alla base di questo progetto. Beh, questo è un progetto che viene da lontano. Io mi sono sempre occupata di paesaggio agrario, dove mi sono specializzata e quindi ho affrontato questo tema anche da un punto di vista, diciamo, culturale, in modo molto denso, molto partecipato. E poi nel tempo ho sviluppato una mia strategia di indagine, che poi viene restituita, è stata restituita attraverso la scrittura, ma sempre di più attraverso il mezzo audiovisivo. E quindi ho cominciato a ideare dei progetti di ricerca che usassero la documentazione sul campo, con il coinvolgimento direttamente delle persone che questo paesaggio lo creano, lo modificano, lo curano. E quindi agricoltori, e quindi tutti i fenomeni, ma anche appunto la formazione dei giardini in città e degli orti in città, quindi davvero questa relazione uomo-terra. E poi per una serie di informazioni raccolte nel tempo, visto che la ricerca di genere era quella che mi apriva degli orizzonti inconsueti, anche poco raccontati, per cui ho iniziato proprio ad andare più dalle figure femminili, quindi a cercare della vita e quindi della produzione del cibo, della coltivazione e poi pian piano, dopo aver svolto una ricerca sulle donne in agricoltura, vengo a leggere, ma ti parlo davvero di almeno 2 anni prima di quando poi ho iniziato la ricerca, che è stato nel 2015, leggo su un giornale cartaceo, leggo questo titolo che dice: In Germania i nuovi pastori sono donne. Allora poi lo leggo dentro e c'è scritto anche in Italia questo fenomeno, queste nuove presenze femminili nel mondo pastorale ha iniziato a prendere, ad avere certi numeri. Quindi, consapevole dell'importanza che questo presidio, questo lavoro è uno degli ultimi presidi della montagna, presidi e salvaguardia contro l'abbandono delle montagne, nella tutela della biodiversità animale, vegetale, insomma, per tutti questi motivi, e non ultimo per il fatto che la pastorizia è intesa ed è anche nei grandi numeri come maschile, se non addirittura di cultura fortemente patriarcale. Per cui l'avevo messo lì nel cassetto come prossimo mio possibile progetto di indagine. E quando si sono sviluppate le possibilità, ho iniziato a lavorarci su. Quindi a porre in atto questa volontà di andare in tutta Italia. Perché se l'avessi limitata a un territorio con i numeri bassi che c'erano, sapevo non l'avrebbe rappresentato, ma poi perché era proprio l'esigenza anche di attraversare la diversità italiana, quindi davvero creare poi un racconto molto corale, molto più diversificato proprio nelle presenze, nei paesaggi,
negli idiomi, eccetera. Per cui ho iniziato, dopo una ricerca non facile dei soggetti, cioè andarli a trovare, non è stato facile, intendo, cioè trovarli. E ho messo poi, ho iniziato con una ricerca mettendo in ballo tutte le mie conoscenze, le reti di conoscenze che nel tempo, occupandomi di questa cosa, avevo sviluppato, quindi dalle associazioni nazionali, dico lo social food, Legambiente, alle università di tutta Italia, quindi a questi docenti che si occupa e che io avevo intercettato durante comunque gli studi o le varie appunto relazioni anche di studio, insomma, in tutta Italia e che hanno incominciato a darmi i primi nomi. E poi da questo, come una valanga, questa informazione della mia ricerca, questa donna che era partita a fare le video interviste, ha fatto sì che i numeri e le presenze si siano moltiplicate. Quindi ho iniziato nel 2017, ho letteralmente chiuso casa e sono partita con una modalità molto inusuale, quindi da sola, senza trucco, senza niente, con questa panda a metano, cioè il mio viaggio il più possibile ecologico, già nelle intenzioni, e piena all'inverosimile di tutto, scarponi e hard disk per fare tutto il backup di tutto, che è quello che è medicina. E per 2 anni ho vissuto un'esperienza incredibile. Ecco, com'è stato rapportarsi con questo tipo di donne? Cioè, le interviste che ti ho fatto, abbiamo detto, sono più di un centinaio a donne che hanno dai 20 ai 100 anni. Ecco, che tipo di rapporto è nato poi anche con queste figure? Ma io sapevo di avere alcune facilitazioni nel rapporto, io so proprio per la mia curiosità e forse per la capacità di una reazione empatica che ho con le persone e anche proprio per questa esperienza di felicità che vivevo ogni volta e che si ripeteva ogni volta, il mio approccio è sempre stato molto, non dovrei essere io a dirlo, comunque insomma molto rispettoso, perché non mi interessava una semplice intervista, non sono una giornalista, io volevo vivere e mettermi in gioco con loro per raggiungere una relazione importante tale da garantire una narrazione vera. E proprio anche intima, perché la mia ricerca era non solo il dato biografico che insomma è rilevante fino a lì, ma proprio i perché profondi che avevano guidato tutte loro a scegliere di fare questo lavoro e sceglierlo magari contro la comunità, contro la famiglia, contro i mariti, i compagni. Quindi proprio qualcosa di forte che deve chiamare ad andare o a restare o a tornare nei luoghi della montagna, a vivere anche di poca economia, perché sappiamo che non è certamente la voglia di fare il business che ti chiama. E com'è stato? È stato che io mi sentivo, io ero sempre un passo indietro, io non ero io la protagonista, io ero quella che accoglieva, che sentiva, che annusava, cioè tutti i miei sensi, tutta la mia presenza fisica era lì a ricevere qualcosa, no? Delle informazioni, come si dice, no? Ma anche proprio questo, sai,
è proprio anche conseguente all'atto del registrare, perché io ero dietro la videocamera, non avevo un operatore, per cui è proprio questo mezzo ti fa di ti crea il terzo occhio, ti crea la terza orecchia, perché vivi in una maniera densa il momento, perché devi cogliere tutto, devi cogliere i suoni e i profumi, quindi girare la videocamera e il suono anche delle narrazioni, quindi capire quando è il momento, fermo restando che io accendevo la videocamera alla mattina, quando si iniziava alle 5, finivo la notte, quando proprio boom, si spegneva la io e la videocamera ci spegnevamo insieme. E talvolta dormendo anche con loro, quindi proprio dandoci la buonanotte, poi fine della giornata. E poi il grande goal, il grande alleato che sapevo di avere era il tempo, perché io a loro ho dedicato non solo un'intera giornata, intere giornate. Anzi, quello era proprio una delle uniche cose che nelle telefonate preliminari, per vedere se poi loro aderivano a questa ricerca, che a farsi intervistare era questo. Avevo due punti con le risposte indispensabili, cioè dovevano rispondere solo a due domande e accettarle. Una era che loro fossero pastore, veramente, quindi appunto non mogli di, non sorelle di, che per loro un lavoro fosse in prima persona e la cura degli animali, che era quello che io volevo. Perché le donne in agricoltura le avevo già viste, ma le donne con gli animali nel mondo naturale era una bella promessa, e in effetti tale è stata mantenuta, anzi di più, ho superato ogni aspettativa. La seconda era il tempo, cioè io già lo anticipavo che io avevo bisogno di tempo, quindi io con loro avrei passato non meno di 2 giorni. E di loro poi a posteriori mi hanno detto che ci hanno pensato su, perché dicevano: caspita, arriva questa persona e si piazza qui, perché io lo dicevo, io mi piazzerò lì con voi dalla mattina alla sera, perché non facendo domande, ma lasciando che le narrazioni arrivassero spontanee, io ero con la videocamera accesa, carpivo e tenevo quello che loro dicevano in qualsiasi momento. E il terzo alleato credo che fosse proprio la mia felicità di ascoltare e probabilmente la loro felicità di raccontarsi a qualcuno e di raccontarsi proprio a una persona profondamente diversa da loro. Non per tutte, perché ci sono, ho intervistate anche tante donne cittadine, ex cittadine, magari anche due lauree che poi hanno scelto di andare sui monti, e quindi lì forse c'erano meno distanze, però mentre lo dico non ci credo già più, nel senso che la discriminante è farlo o non farlo questo lavoro, cioè fare davvero questa scelta o non farlo. Per cui ecco, la possibilità di raccontare questo vissuto e i motivi per loro era una bella occasione, l'hanno vissuta anche loro come, credo, spero, tante me l'hanno poi detto, come un'esperienza bella, positiva, di rapporto vero e quasi di sorellanza, direi. Ecco, ti faccio questa domanda. Che tipo di rapporto hanno queste donne con la società che c'è oggi? Cioè, noi veniamo fuori da un contesto appunto di una società molto consumista, mentre queste figure appunto per la scelta di vita che hanno fatto e fanno tuttora, esulano un po' da questo mondo. Ecco, durante le tue interviste questa cosa è emersa? È emersa potentemente, nel senso che prima te ne accorgi, ma poi è quello che loro ti dichiarano, noi anche rabbiosamente tante volte.
noi non abbiamo, cioè questo lavoro ci dà pena da vivere, quindi il fatto della rinuncia ai paradigmi di benessere che per noi sono indispensabili, tu hai detto il consumismo, ma ci sono mille altre cose che riteniamo, no, indispensabili nella nostra vita cittadina soprattutto. Ecco, questo per loro è già stato calcolato e ampiamente superato. Anzi, è proprio la reazione a un sistema poco interessante e, o in altri casi addirittura insopportabile, vissuto con una ostilità ormai, anche nella misurazione del tempo, quindi non solo una rinuncia ai beni, ma proprio anche voltare le spalle ai tempi a cui noi siamo abituati e soprattutto al distacco con la natura, perché non è barattabile con nessun, lo dico spesso, con nessun nuovo modello di iPhone per loro, la bellezza di stare in mezzo alla natura. Quindi la ricerca, c'è cioè proprio una ricerca che può essere più o meno consapevole, ma in tutto, anche in modi più semplici, più semplicemente espressa se si tratta, quando si trattava magari di persone poco scolarizzate, che in mezzo alla natura si sta bene, che era quello il ritorno di felicità, quindi non aver più soldi, ma trattare bene i loro animali, vivere con loro in mezzo alla natura, vederli belli, grassi, ben pasciuti. Cioè, ci fanno una malattia loro quando li vedono in difficoltà, cioè un rapporto di scambio con gli animali, con i loro animali, che ha qualcosa ancora di diverso dalla relazione che noi abbiamo con i nostri domestici, proprio perché lì c'è un dare a avere, no? Tu mi dai il tuo latte o la tua carne, io però ti curerò sempre, ti proteggerò dalle malattie, dai predatori, sarò per te davvero tutto e tu un giorno o quotidianamente col latte mi ridai qualcosa, però in maniera equilibrata. Ecco, queste sì che sono forme di allevamento etiche. Queste sì. Ecco, all'interno del documentario appunto emerge uno stile di vita molto lento, una cosa che noi qui cittadini abbiamo dimenticato. Ecco, com'è stato per te poi tornare dopo 2 anni alla vita reale? Sai, tocchi proprio una vera verità, cioè per me quello che io ho vissuto 2 anni e che volevo vivere, perché era anche il mio viaggio, Riccardo, cioè io ero lì perché anch'io avevo un bisogno di capire e di andare sui monti, mi capisci? E quindi tornare qui, a me manca tutto, tutto, mancano questi tempi, manca quest'aria pazzesca della montagna, mancano gli odori, i profumi, manca gli odori, gli odori degli animali. Io lo dico sempre, ma quel profumino di testolina di capretto, un po' di latte, un po' di erba, un po' di puzzetta, è una cosa impagabile. Poi sai, attraverso il loro filtro, il filtro davvero dei loro occhi e delle loro piccole frasi, magari. Cioè io durante il pascolo ero estasiata nel vedere come loro guardano il loro gregge, magari in quel momento, no? Quando
corrono dietro al gregge e io arranco dietro a loro che corrono dietro al gregge. Ma nel momento in cui c'è magari una bella radura, un buon pascolo aperto dove loro si fermano un po' a brucare per i cavoli loro e loro li guardano e mi raccontano le storie dell'uno dell'altro. Sai, quella, la vedi quella lì? È la figlia di quella lì, la vedi? Ecco. E, ah, quella è una gelosona e guarda, e l'altra com'è? Cioè, e quindi ti sembra di entrare davvero non in un cartone di Walt Disney perché lì sono finti, ma proprio in un mondo dove davvero avviene quell'integrazione dell'essere umano con gli animali, con la natura, dove davvero un mondo più equilibrato, una casa comune che accoglie tutto, in quel momento accoglieva anche me. Tante di loro, ad esempio, c'è stata una scena dove una cinghialessa è uscita furibonda perché c'erano i cani che le abbaiavano, era in un anfratto pieno di cespugli, probabilmente ci aveva i piccoli, no? E, ma me l'aveva già detto questa pastora, che eravamo in Pollino, in Basilicata, e mi ha detto: a me piacciono moltissimo anche i cinghiali, sì, sono distruttivi e tutto, ma guarda, guarda, perché proprio un boom c'è passata davanti. E rideva, no? Cioè, è una cosa, cioè loro amano profondamente quello che fanno. Anche se è fatica. Ecco, a proposito di fatica, il mestiere del pastore è un mestiere faticoso, c'è poco da dire. Quindi tu ti sei dovuta accollare sia le fatiche di quel mestiere lì nel seguirle che anche le fatiche dell'andare dietro a questo tipo di figure. Quindi io ti chiedo, qual è un po' il lato oscuro che c'è dietro appunto questo documentario? Cioè, cosa hai dovuto subire, tra virgolette, se c'è qualcosa che hai dovuto subire? Niente a livello di relazione, niente a livello di rapporto con le comunità o anche durante il viaggio, anzi, in Italia che ho attraversato tutta la regione, tutte le regioni intendo, è stata sempre innanzitutto sicura per una donna sola, non ho mai avuto alcun problema proprio di minimamente neanche la percezione di essere non tranquilla o minacciata da qualcosa. Ma anche le comunità, lo racconto tutto, che mi aprivano le porte, signora venga qui. Avendo probabilmente questa straniera che arrivava lì e anche probabilmente vedendo questo mio atteggiamento, che io dico a volte essere stato un po' pellegrino, no? Quindi proprio l'orgoglio di dirti venga, le faccio la specialità. E quindi mi hanno in tante aperto le loro case e cucinato per me cose particolari, perché sapevo che ero andata lì per le donne e per le pastore, quindi c'era anche proprio una bella narrazione, insomma, che le coinvolgeva queste famiglie che mi accoglievano. E quindi da un punto di vista, diciamo, materiale, nessun lato scuro. Da un punto di vista delle loro invece testimonianze, la fatica, il poco lavoro la fatica di questo lavoro non è mai uguale alla fatica, ad esempio, di stare dietro alla burocrazia. Ripeto, non è questione di soldi, cioè quello che loro che non è appunto di guadagnare poco, men che meno la fatica del lavoro di per sé,
ma proprio di star dietro a norme, codice, codicilli che sono, lo sappiamo anche noi in città, sono veramente indigesti, ma anche ormai offensivi in un certo senso, perché davvero dici, ma come puoi trattare cittadini, noi tutti, o comunque gli italiani, il popolo, no? In questa maniera così penalizzante proprio. Tu immaginati che loro stanno sui monti, sono sempre occupati dietro le bestie, sempre. Poi devono scendere magari dalla loro associazione di categoria o il veterinario a compilare robe che magari in tante di loro manco riescono a compilare, cioè è veramente deprimente proprio. E quindi insomma, no, ecco, i lati oscuri ci sono anche nella città, nell'accettazione della comunità e anche delle relazioni familiari che talvolta vengono compromesse da scelte così radicali, capisci? Insomma, sì, ci sono le criticità. Ecco, in questi anni noi stiamo assistendo un po' a un ritorno verso il pascolo, nel senso ci sono magari dei giovani che decidono di cambiare vita e di cambiare totalmente contesto abitativo e di dedicarsi a questo tipo di professioni. C'è da dire però che c'è dietro un bagaglio di conoscenze e di competenze. Ecco, io penso questa cosa è emersa giusto nel tuo documentario, cioè quando sei andata a intervistare. Emergeva questo lato della competenza comunque nel lavoro che svolgevano queste donne. Sì, in genere sì, non necessariamente, però è ovvio che chi va a questo lavoro con informazioni più strutturate riescono ad affrontare un po' meglio tutto, nel senso sia appunto da tutto il barocchismo delle norme e normative, delle burocrazie, ma anche delle questioni veterinarie. Oppure la trasformazione del latte, cioè l'approccio, diciamo, di una persona che è stata scolarizzata è quello comunque anche della teoria, quindi non solo della pratica. E quindi se si mette a fare un formaggio vuole capire cos'è la presamica e cos'è la lattica, quali sono i bacilli per far diventare un erborinato, i tempi, cioè è un approccio diverso. E insomma, se hai delle aspettative, ad esempio, a livello di reddito, di far diventare la tua azienda anche rinomata per i prodotti caseari, vengo a darti ragione sul fatto che le presenze più informate hanno più chance, anche perché la loro informazione farà sì che andranno magari su Facebook a farsi pubblicità dei loro formaggi, si metteranno in rete, guardano, non so, allevano la razza in via di estinzione perché sanno che così magari entrano in un presidio slow food. Quindi sì, queste nuove figure hanno, però da un certo punto di vista loro quello che cercano non è una modernizzazione in questo senso, cercano un miglioramento delle cose. Però il taglio che comunque io ho dato io, pur avendo incontrato anche altre sfumature diverse che hanno guidato questa scelta, era quello che era ancora quello che mi interessava proprio l'ABC del lavoro, questo che è abbastanza rimasto inalterato, certo,
non si compiono più quelle grandi transumanze, ma neanche quelle piccole, ma importanti ormai, le monticazioni, cioè trovarne di donne soprattutto, non è stato facile, sono in estinzione un po', uomini e donne in questo senso. Però almeno il pascolo, cioè per tante di loro, ad esempio, chi talvolta mi capitava che la vera pastora, quella che andava al pascolo, fosse la donna, ma e magari il proprio compagno faceva il formaggio, che per lei, a lei non gli fregava un tubo di fare la caseificazione, lei voleva camminare con i suoi animali. Voleva accudirli, voleva proprio questo tipo di cosa, quindi il lavoro più pastorale tout court, non so come dire. Quindi sì, va detto, però secondo me chi diventa pastore è comunque diverso da chi diventa agricoltore, perché è meno. Cioè, il pastore ha davvero qualcosa di, anche simbologicamente, non so come dire, no? Ha un'attrattiva diversa, insomma, ma immaginatelo. Un conto è essere legato al tuo campo, che coltivi, che fai, che ami, per carità, non è questione di estensione, però vuoi mettere, andare con i tuoi animali, cioè sei più vicino, ancora più vicino a una completezza, insomma, perché vai sul pascolo in alto tirandoti dietro i tuoi animali, dai, con i cani che ti aiutano, cioè è epico, è meraviglioso, non è come coltivare un campo, su, dai. Poi gli animali parlano, il filo d'erba anche, ma meno. Assolutamente, assolutamente. E quindi c'è un rapporto con la biodiversità molto intenso, che è una cosa che è vero, qui in città si è persa. Ecco, loro sono guardiane della biodiversità. Loro lo sono e come? Molte, tra l'altro, scelgono proprio di allevare le razze in via di estinzione, le razze locali, autoctone. Questo a discapito del fatto che molto spesso sono in estinzione proprio perché meno produttive. Quindi è una scelta doppiamente faticosa. A fronte di questo, però, tutti gli studi dimostrano che il latte di un'autoctona è meno in quantità, ma è meglio in qualità. E poi l'autoctona è abituata a quell'ambiente e quindi facilmente si ammalerà meno. Se le fa stare di più in stalla, possono essere uguali, ma se le porti in montagna, una capra rustica va come una scheggia. Salta come uno stambecco, appunto, arrivano da lì, no? Quindi non si romperà la zampetta ogni 3 secondi, no? A parte che se la rompono in poco, però per dire, no, che ci sono poi dei benefit. Poi per alcune è proprio l'amore per la razza locale, proprio, e l'orgoglio, il senso identitario proprio, no? Di dire io ho la mia capra Mokena, io sono della valle, sono una Mokena della Valle dei Mokeni, ho la capra pezzata Mokena. Vuoi mettere? E certo, io infatti capisco, a parte che è bellissima. Le razze rustiche poi sono stupende, dai, su, con queste belle corna, no? Cioè, perché arrivi ad amarle anche fisicamente proprio, no? Cioè esteticamente ti acchiappano. Cioè, belli animali, belle creature, sono belle davvero. Poi ogni razza è bella. Mi facevano ridere anche quando faccio vedere i film, no? Nei vari, in tutta Italia, insomma, l'ho fatto vedere. Ci sono i pastori del posto che quando guardano, tipo in Sardegna, che adesso questo in settembre ero lì, e alcuni pastori,
che vedevano le nostre bergamasche, le vostre bergamasche o le biellesi con questo muso montonino, no? Come si dice, quando invece la loro pecora sarda è tutta, sai, c'ha questo muso bello slanciato, un po' cavallino, un pochino più lungo, così. Loro lo guardavano con palese disgusto, ma che brutto, è troppo divertente, no? Cioè, proprio questa è bellissima, questa è la biodiversità, è la biodiversità in senso lato, anche la diversità culturale dell'Italia, no? Cioè, noi abbiamo un paese meraviglioso, sembra un po' la pubblicità dell'autostrada, ma è davvero così. Cioè, io l'ho attraversato anche in zone meno conosciute. Certo, le Dolomiti sono spettacolari, ma il Pollino è meraviglioso, ma anche gli Appennini sono meravigliosi, e le razze diverse, gli idiomi diversi, questi paesi purtroppo tanti abbandonati, ancora con delle chiese romaniche, cioè, Madonna l'Italia. Mi vengono i brutti, mi viene da imprecare, meglio che stia zitta. Ecco, allora stemperiamo l'atmosfera con un'altra domanda. Ti chiedo, ecco, hai fatto il tuo viaggio? Finito il viaggio, cos'è successo? Non era ancora del tuttissimo finito, però avevo già quante centinaia di ore di girato. Era inverno, quindi avrei fatto la pausa in famiglia natalizia, poi sarei ripartita e mi sono detta: ho un materiale troppo prezioso. Io avevo pensato che me lo sarei montato un po' io così. Sono partita e ho vissuto un anno e mezzo autofinanziandomi tutto. Non era una questione anche per me economica, ma era proprio, sapevo che c'era una qualità dietro. Io ero andata dove a trovare le storie non raccontate, lo sapevo già, ma che erano di una potenza e anche proprio di una importanza, proprio in quanto inedite, perché andare nella valle del Cuneese, le valli di Nuoto Revelli, no, del mondo dei vichi, a intervistare negli ospizi le vecchie pastore, non l'hanno fatto in tanti, fatto nessuno. E quindi, consapevole di questo anche sui giovani, quindi non solo come materiale archivistico, ho detto io devo trovare una produzione. Quindi alla fine l'ho trovata e soprattutto si è unita di sua spontanea volontà, perché aveva visto questi miei piccoli clip che mettevo online man mano che le facevo. Devo dire che Facebook mi ha aiutato molto nel viaggio a trovare le pastore, perché poi l'hanno visto in tanti e anche i mass media ne hanno parlato tantissimo del viaggio proprio, no? Di questa donna che faceva narrazione di una certa età che da sola attraversava l'Italia per le donne pastore. Nel 2015 non se ne parlava come se ne parla adesso, te lo garantisco. Ma neanche nel 2016, ma neanche nel 2000. Io mi picco di dire che questo film ha fatto emergere, questa ricerca ha fatto emergere, perché ti dico che ne ha parlato la Repubblica, ne ha parlato il Fatto Quotidiano, la Rai, Geo mi ha chiamato 3 volte a parlare mentre ancora in mezzo di Roma. Pluripremiata Donatello, montatrice di Nanni Moretti, così ha detto: io lo monto, mi piacerebbe montare questo documentario. E quindi è iniziata l'avventura. Ho finito poi nel 2017, in aprile, le ultime video interviste che mi mancavano. Avevo davvero quel centinaio di donne lì, so, 1.000 ore di girato, non so quanto, è iniziata la selezione e poi a Roma, in un anno di lavoro, di montaggio e post-produzione, ce l'abbiamo fatta, è venuto fuori un bel documentario.
Tanta roba era stata esclusa, e chi lo sa, nel senso che ad esempio tutte le memorie, chissà, un domani, anche io sono un po' affaticata, quindi boh, però insomma anche tante altre meriterebbero di uscire dalle mie memorie, diciamo, dai miei hard disk, però insomma vedremo. Ecco, Anna, io ho avuto la fortuna di vedere il film e tutto quello che ci hai raccontato oggi emerge. È un viaggio bellissimo. Noi adesso, dopo la tua intervista, faremo vedere il trailer e introdurremo il popolo di Tierra a un breve aperitivo di questo film. Io ti ringrazio molto per essere stata nostra ospite Grazie a voi. Va e ci vediamo presto. bene, grazie. Ciao a tutti, a Ciao presto. Anna. Ciao, ciao, ciao. Come ho potuto fare, eppure la facevo.